Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. È un sacco di tempo che non faccio un video del genere, mi sa da Lucca Comics, quindi sono successe un po' di cose nel frattempo. La prima è che ho avuto un periodo di blocco, proprio non riuscivo a leggere nulla e ho iniziato ed abbandonato diversi libri, quindi direi di cominciare da quelli. Il primo è stato Una vita da libraio. Non ricordo adesso l'autore, comunque come tutti i libri fumetti che citerò in questo video trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Avevo fatto richiesta per il prestito digitale di questo libro quest'estate e non è mai arrivato questo libro se non un mesetto scarso fa. Io nel frattempo mi ero pure dimenticata di aver fatto richiesta per questo libro. Comunque mi incuriosiva tanto perché l'autore è un libraio, se non sbaglio, scozzese che ha questa libreria in cui vende anche libri usati. Ogni tanto viene chiamato per valutare e acquistare più che altro libri usati. Spesso quando le persone, che so, vogliono vendere casa, hanno una bella collezione di libri, lo chiamano per sbarazzarsene. E nel libro racconta vari episodi che gli accadono quando va in perlustrazione, quando cerca dei nuovi libri, ma anche e soprattutto il suo rapporto con i clienti, che era la cosa che mi incuriosiva di più. Il libro è a forma di diario e raccoglie appunto alcuni episodi che l'autore sceglie di raccontare. Devo dire che come idea mi stuzzicava tantissimo perché mi affascina il mondo comunque dei libri e mi fa piacere leggere comunque le storie di librai, soprattutto perché al giorno d'oggi c'è tanta gente che si affida principalmente all'acquisto online di libri, quindi era interessante vedere questo rapporto dell'autore. Diciamo che le prime pagine carine, interessante, ma man mano che andavo avanti mi sembrava, non dico una ripetizione, però mi sembrava tutto molto piatto. Forse non era il momento giusto per leggere quel libro, forse mi aspettavo qualcosa forse di più divertente. Anche perché io seguo l'autore su Twitter e dai suoi tweet mi sembrava una persona molto più spiritosa e a volte anche cinica. Quindi mi aspettavo uno stile un po' più graffiante, mentre il libro l'ho trovato abbastanza piatto, per cui arrivata dopo un centinaio di pagine, l'ho abbandonato. Non so se in futuro gli darò un'altra possibilità o meno, perché in tanti mi avete scritto su Instagram quando ve ne ho parlato che anche voi lo avete trovato abbastanza piatto, ripetitivo e un po' noioso, quindi vedremo. Diciamo che mi aspettavo qualcosa di più frizzante. Un altro libro che ho iniziato ma che non ho terminato perché non mi stava piacendo è Quando siete felici, fateci caso. L'ho ascoltato in audiobook. Questo libro è di Kurt Vonnegut e devo dire che mi aspettavo chissà che cosa da questo libro, visto che ne avevo sentito parlare benissimo. Mi aspettavo una lettura motivante, di ispirazione, soprattutto perché è una lettura che consigliano ad esempio come regalo di laurea, i momenti quindi chiave della propria vita. Devo dire che a me non ha detto niente. Mi sento una persona orribile nel dirlo perché so che è un libro che è piaciuto tantissimo, ma io non sono rimasta né annoiata né interessata, cioè proprio indifferente. E quando un libro mi suscita indifferenza è meglio passare oltre. Tra l'altro, ascoltandolo in audiolibro, mi aspettavo una carica ancora di più, perché è comunque una raccolta di, se non sbaglio, discorsi, spesso fatti anche agli studenti in occasioni come ad esempio i diplomi, le lauree, eccetera, e mi aspettavo più coinvolgimento. Invece, non sono rimasta particolarmente impressionata. Altro audiolibro che non ho terminato, ma che mi piacerebbe però questa volta terminare, ho solo accantonato momentaneamente perché preferisco dedicarmi a altro, è Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson. In italiano è edito da Adelphi, lo sto ascoltando in inglese sull'app di Storytel. L'ho accantonato momentaneamente perché è in inglese, quindi devo essere abbastanza concentrata quando lo ascolto, nonostante sia comunque letto
molto bene, secondo me. Io non sono una grandissima esperta di inglese, lo sapete, lo sentite quando parlo, però dal momento che ultimamente non sto leggendo molto in inglese, mi sembrava un ottimo allenamento ascoltare un audiolibro in lingua. Inoltre, il mio compagno è un grande appassionato di Shirley Jackson, ha letto praticamente tutti i suoi libri, quindi volevo avvicinarmi a questa autrice anche io, visto che su Storytel c'era, abbiamo sempre vissuto nel castello, quindi l'ho iniziato ad ascoltare. Però in questo momento ho bisogno di leggere altre cose, un po' perché il periodo non è più così creepy come l'autunno, ci sono altre cose che mi interessano di più, ma è un libro che conto di recuperare magari con l'inizio dell'anno nuovo. Passiamo ora ai libri che invece ho iniziato e terminato. Il primo è La ragazza del convenience store di Murata Sayaka, edito da Edizioni EO, a un prezzo di 15 euro. La protagonista di questa storia è una donna di 36 anni che è un po' strana, un po' sopra le righe. Lei dall'età di 18 anni lavora in un combini, in un convenience store, per l'appunto un mini market giapponese in cui vendono ogni cosa, ha un contratto part-time, quindi lavora ore. E dopo 18 anni che fa questo lavoro non ha intenzione di trovarsi un'altra sistemazione, perché dovete sapere che in Giappone lavorare in un combini è considerato un lavoro tappabuchi, in attesa di trovare qualcosa di meglio, oppure è un lavoro comunque momentaneo dedicato agli studenti, ad esempio. Quindi tutti rimangono sempre molto sorpresi dallo scoprire che lei invece si trova bene e non ha intenzione di cambiare lavoro. Ma ad esempio non è nemmeno normale che non voglia trovarsi un compagno e farsi una famiglia. E questo romanzo gira tutto attorno al significato di normalità, perché per la protagonista è normale lavorare nel combini, è l'unico modo che le permette, che la fa sentire normale agli occhi degli altri, perché fin da bambina ha sempre avuto comunque un carattere un po' diverso dagli altri. Ad esempio fa riferimento a quando era piccola, che ha trovato un passerotto morto e mentre le sue coetanee erano disperate, piangevano, lei pensava che, visto che era già morto, lo si poteva utilizzare in un altro modo, come ad esempio mangiarlo. Si fa molta leva quindi sul significato di essere normali, ciò che è normale per la protagonista, ciò che è normale per la sua famiglia, i suoi coetanei, per la società giapponese in generale. Una lettura molto interessante per questo, perché ti permette di capire forse un po' meglio la società giapponese. Per quanto riguarda la trama invece sono rimasta un po' perplessa, perché mi aspettavo una sorta di rivalsa della protagonista, mi aspettavo un cambiamento, un qualcosa che non è mai arrivato, quindi dal punto di vista della trama l'ho trovato invece un po' piatto. Se vi piace comunque la letteratura giapponese è un titolo che vi consiglio di recuperare, perché è molto interessante per approfondire la cultura giapponese. Ho letto poi Amatka di Karin Tidbeck, che mi è stato inviato da Safarà Editore in digitale, il cartaceo invece ha un prezzo di 16 euro. Ero molto incuriosita da questa storia, innanzitutto perché Jeff van der Meer l'ha definito come uno dei suoi libri preferiti dell'anno, quindi mi aspettavo esattamente una cosa molto simile allo stile particolare di Jeff van der Meer, e in questo non sono stata minimamente delusa. Amatka è una delle tante colonie della nostra terra in un probabile futuro, in cui la materia è altamente instabile, per cui tutti gli oggetti vanno chiamati con il loro nome, etichettati, e va mantenuta questa nomenclatura, altrimenti rischiano di perdere la loro forma e diventare poltiglia. La protagonista viene mandata nella colonia di Amatka inizialmente per studiare le abitudini igieniche della popolazione di questa colonia. Stando in questa colonia avrà contatto con altre persone, scopriremo meglio come si vive all'interno di queste colonie, ma soprattutto si scopre un movimento ribelle. Ci sono delle persone che non vogliono sottostare a determinate regole, che vogliono scoprire qualcosa di più e vogliono, diciamo, liberarsi. Dal momento infatti che ogni cosa è
instabile. Ci sono delle procedure ben precise, non soltanto riguardo alla cura degli oggetti, ma ad esempio anche riguardo al lavoro e alla comunità in generale. In particolare, ad esempio, le donne sono chiamate a comportarsi in un certo modo quando si tratta di procreare, perché la popolazione è in diminuzione, in particolare nella colonia di Amatka, tante persone vanno anche in depressione, non si sentono felici all'interno di questo sistema che è molto rigido, ma allo stesso tempo è anche molto enigmatico, perché l'autrice è stata in grado di creare questa sorta di nuovo mondo che in realtà sarebbe il nostro senza dare grandi informazioni. Non sappiamo per l'appunto se sia la nostra terra o quella di un altro, se sia ambientato nel passato, nel futuro, non ci sono riferimenti di questo genere, però allo stesso tempo è in grado di creare un'atmosfera fantascientifica un po' strana. Da una parte inquietante, dall'altra interessante. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del linguaggio, l'ho trovato un romanzo formidabile. Il potere della lingua lo si comprende tantissimo in questo libro. Cioè, ad esempio, un libro è un libro finché lo chiamiamo in questo modo, perché smettendo di chiamare il libro libro, diventerebbe una massa informe. Cioè, è un aspetto, secondo me, molto interessante, che viene poi sviluppato in maniera particolare, però l'ho trovato affascinante. Non saprei bene come definirlo questo romanzo, perché è sicuramente fantascientifico, ma non vi aspettate grandi tecnologie o creature bizzarre, cioè è tutto molto enigmatico e non so, se vi piace Jeff Van Der Meer è sicuramente un romanzo che apprezzerete. Inoltre mi sono piaciuti abbastanza anche i personaggi, anche se devo essere sincera, la trama in generale non mi ha fatta impazzire, cioè non ho ben capito in realtà se mi sia piaciuto o meno, perché ho trovato il modo in cui l'autrice racconta questa storia molto interessante, anche gli spunti di riflessione mi sono piaciuti, però in realtà quello che succede non so se mi abbia convinta effettivamente, soprattutto quello che succede verso la fine. Forse non ha soddisfatto appieno le mie aspettative, forse perché devo ancora rimuginarci sopra e ben capire se mi sia piaciuto o meno. Fatto sta che sia una delle letture più particolari che abbia fatto, sicuramente nell'ultimo anno, quindi fossi in voi me lo appunterei. Ho letto poi Uma del mondo di sotto di Marta Baroni, edito da Bao, che mi ha fornito questa copia a un prezzo di copertina di 18 euro. È un fumetto per ragazzi della collana Babao, che però secondo me è perfetto per tutte le età. La protagonista, Uma, è una bambina che ha un grande desiderio, quello di trovare la sua vera famiglia e soprattutto qualcuno che le voglia sinceramente bene. Esprime per questo il suo desiderio in un pozzo, ma la risposta che riceve non è molto soddisfacente, quindi decide di appropriarsi del mondo di sotto di questo pozzo, soddisfando quindi bene o male tutti i suoi desideri. La storia parte quindi in Norvegia, in una terra di miti e leggende, per poi passare ad oggi. In Norvegia si è appena trasferito un ragazzo con la madre e deve cercare di ambientarsi in questa nuova realtà. La sua storia e quella di Uma si intrecceranno in maniera abbastanza magica, direi. Diciamo che mi ha ricordato per molti versi Adventure Time, perché il mondo di sotto, il mondo creato da Uma, pieno di desideri, mi ha ricordato un mondo fantastico, quello che creerebbe qualsiasi bambino o ragazzino, perché soprattutto da piccoli siamo dotati di un'immaginazione, una fantasia pazzeschi, e quindi tutti i desideri di Uma hanno un aspetto ben preciso e una precisa anche personalità, tanto che sono ben distinguibili fra di loro ed è un aspetto che ho apprezzato veramente tanto. Mi è piaciuto molto il fatto che la protagonista non sia la solita eroina delle storie, ma che anzi sia la vera tiranna della storia, perché dal momento in cui si impossessa del mondo di sotto decide di fare come le pare a lei, infischiandosene altamente di tutti gli altri. È un
personaggio un po' fastidioso quello di Uma, ma alla fine tutti noi siamo stati un po' Uma, soprattutto da piccoli. È una storia che parla sì di desideri, di amicizia, ma la cosa che forse mi ha colpita di più è che è una storia in cui ci si può facilmente rivedere, innanzitutto perché ci sono personaggi di età differenti, quindi che tu sia piccolo o grande puoi ritrovare un tuo riferimento nella storia. Ma poi il messaggio di fondo, per quello che ho recepito io almeno, è che siamo sottoposti a una continua pressione dagli altri, dalla società, per quanto riguarda il realizzarsi e fare qualche cosa che sia grande da noi. Ed è facile quindi perdere di vista noi stessi e le cose veramente importanti. È una storia che ho trovato veramente molto carina. Come dicevo, mi ha ricordato molto Adventure Time o comunque dei cartoni animati. Mi è piaciuto molto il character design, i disegni in generale li trovo veramente molto carini, soprattutto per questo tipo di storia. Inoltre, non mi è capitato spesso di trovare dei fumetti destinati principalmente ad un pubblico giovane che abbiano questa forza, diciamo. Perché secondo me è una storia che coinvolge dal punto di vista dell'intrattenimento, no? Il mondo magico, l'avventura, la missione, l'amicizia, però ha anche dei messaggi di fondo veramente profondi. Questi erano quindi i libri e fumetti che ho letto recentemente. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato, soprattutto quelli a inizio video che ho abbandonato, e se a voi invece sono piaciuti o meno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!